Allora, dopo gara, di una gara che è veramente caratterizzata da tante situazioni, il presidente dirigente Fabio Grilli adesso stempera un po', tra virgolette, quello che è successo in questa calda giornata e soprattutto questa calda partita. Presidente, ne abbiamo viste tante e i nervi a questo punto, possiamo dirlo, sono saltati subito. Sì, era una partita indubbiamente importantissima perché decretava l'accesso alle finali dei playoff. Eravamo consapevoli di giocare con una squadra forte, noi durante il campionato una l'avevamo vinta e una l'avevamo persa, eravamo fiduciosi di potersela giocare. Dal punto di vista calcistico e della partita nulla da recriminare, i ragazzi del Nuova Florida hanno segnato più di noi e di conseguenza hanno meritato. Allora, Presidente, prima di andare un po' a dare libero sfogo, analizziamo un attimo questa partita. 1-0 per loro, voi però dal primo minuto siete partiti assolutamente come una squadra che potevate tranquillamente imporre il vostro gioco, poi l'avevate anche dimostrato in campionato, l'hai più volte sottolineato, quest'oggi anche qualche istante fa. C'erano i presupposti, dopo l'1-0 c'è stata anche la possibilità di colpire sui due tiri liberi, due errori ci possono anche stare, si può, in quei frangenti diventa molto difficile mantenere la freddezza, ma ecco, adesso è il momento proprio di sfogarsi, ha pesato tantissimo l'esclusione troppo anticipata di Edoardo. Ma sì, troppo anticipata, ma non è tanto la tempistica, è la motivazione. Non si può in una semifinale escludere un giocatore perché ha fatto la sostituzione fuori dall'area tecnica, al limite si richiama, ma non puoi mettere in una condizione tale una squadra che si sta giocando gli accessi. Ci sono falli di gioco, se fosse avvenuto per un fallo di gioco duro o meno duro, anche di cattiva interpretazione, però è un fallo di gioco, una motivazione del genere a nostro avviso è stata proprio fuori luogo, visto che tra l'altro aveva dall'inizio decretato la sua particolare attenzione alle regole e poi ha dimostrato durante la gara che nei momenti salienti dove c'era sì da tirare fuori i cartellini gialli in un caso o nell'altro invece se ne è dimenticato. Ecco, sono questi, purtroppo aver utilizzato più pesi e non nella stessa misura. No, ma allora gli errori arbitrali ci possono stare, noi non vogliamo, o meglio io non voglio recriminare che l'arbitraggio è pesato in un senso piuttosto che in un altro, la partita l'hanno vinta giocando, quello che dico io è che gli errori di un certo tipo sono inammissibili, non possiamo, io mi rifaccio a un articolo che ho letto del portiere dell'Ele Fontemaggi, questi ragazzi finiscono presto di lavorare, vengono per qui, si divertono a uno sport che è bellissimo, nessuno prende una lira di rimborso e rovinare una partita per l'incapacità gestionale da parte di un dirigente di gara, mi dispiace, io mi sfogo, ma è inammissibile perché, ripeto, avesse dato un rigore inesistente, una punizione, è un discorso di gioco. Comunque complimenti a Caporaletti e al gruppo, sono contento di rivederli carichi, hanno dal punto di vista gara meritato di vincere. Allora, Presidente, adesso la stagione si chiude qui, anche se già si sta lavorando per il futuro, per l'anno prossimo, tra l'altro poi è anche imminente perché basterà far passare un mese in maniera molto repentina, che sembra che poi sia lungo, ma in realtà voi già siete al lavoro. Si riparte da questa bella esperienza nella Coppa, essere andati molto lontano e quest'anno poi avete dimostrato che siete una squadra che sta raccogliendo dei frutti. Adesso si vuol fare qualcosina di più, non chiedere magari di vincere un campionato, magari questo non lo possiamo sapere, però sicuramente questa società come si sta muovendo? Ma noi abbiamo come obiettivo indubbiamente quello di consolidare il gruppo, noi non immaginavamo 3 anni fa quando abbiamo creato questo gruppo con i ragazzi del paese, insomma di Cori, di riuscire a fare dei risultati come questo qui. Siamo contenti, del resto siamo arrivati fino
alle semifinali di Coppa, per noi è già un risultato, gioiamo comunque. L'anno prossimo cercheremo di trarre esperienza da quello che ci è capitato quest'anno e di migliorare, insomma, quelle lacune che abbiamo dimostrato quest'anno. Bene, allora a questo punto ci dobbiamo solo che aspettare non qualche nome, ma soprattutto quello che verrà e che sarà molto ma molto più importante. Non dimentichiamo che comunque c'è una cosa molto importante, che è il settore giovanile. Sì, noi lavoriamo prevalentemente sul settore giovanile, anche se il nostro paese, sai, che è fortemente vocato al calcio a 11 e non al calcio a 5, per tradizione. Noi abbiamo voluto, come dire, lanciare questa sfida 3 anni fa, hanno risposto quelli più grandi e anche qualcuno giovane, perché non ci dimentichiamo che noi abbiamo in rosa 2 ragazzi del 2000 che hanno tra l'altro anche ben fatto durante il campionato, ma anche oggi stesso Marchioni durante la partita ha fatto delle belle giocate. Mi auguro che l'anno prossimo riusciamo a coinvolgere anche altri giocatori di quest'annata e magari anche più giovani, perché no. Allora, finale doveva essere e finale ci arriva la Nuova Florida, Ivano De Celis, adesso soprattutto comincia a entrare molta stanchezza. Nelle ultime 2 partite ti abbiamo visto un po' arrancare, sicuramente il caldo può essere l'alibi di questo momento della stagione della Nuova Florida, però adesso serve qualche cosa a te personalmente per poterti continuare a caricare questa sfida finale. Poi sì, fa molto caldo. Alibi non dobbiamo averne, perché comunque abbiamo una finale da giocare, abbiamo fatto una stagione bellissima, alla fin fine abbiamo vinto tantissime partite, pochi ci hanno battuto sia in casa che fuori, che dire, il caldo si fa sentire, quindi sicuramente dovremo lavorare, cercare di arrivare al meglio a questa finale. Ora vediamo quando si giocherà, con molta probabilità tra 15 giorni, quindi avrete ancora una settimana di riposo. Si giocherà da programma il 24 di questo mese in campo neutro. Il Pala Pontinia sarà a questo punto il campo centrale dove si disputerà questa partita. E De Celis, tra le tante partite giocate, se dovessi sceglierne una per poter far cambio di risultato, lo sai, sicuramente ti viene da dire quella che tu hai perso con la capolista, ma sarebbe anche un po' scontato. Quale giocheresti da capo? Ma io personalmente giocherei una di quelle che non ho giocato, ed è proprio contro il Lido il Pirata, e comunque è stata una delle nostre avversarie e fino all'ultimo siamo arrivate a pari punti, non so il risultato dell'altra partita, quindi chi troveremo in finale, se il Lido il Questo Pirata. Dobbiamo attendere ancora qualche ora, perché giocheranno alle ore 18. Quindi giocherei quella, non l'ho giocata perché ero squalificato, quindi è una partita che non ho giocato, quella giocherei. Le altre le abbiamo giocate, come le abbiamo giocate era giusto che andava in modo positivo o negativo. Stagione personale penso che è andata bene, quindi giocherei quella, ecco. Perfetto, allora a livello di stagione personale abbiamo detto. Un'ultima cosa ti chiediamo: se dovessi avere un compagno su cui poterti poggiare e utilizzare come da sprono, da traino importante della tua squadra, chi ti poggeresti della tua squadra? È senza dubbio Fabio Di Mascio, abbiamo una grande amicizia e poi è un giocatore che comunque carica molto i compagni di squadra, è uno che ci mette sempre grinta e non molla mai in campo, quindi sicuramente Fabio, ce ne sono tanti, però lui è secondo me più degli altri il punto cardine. Bene, allora invece dal capitano ci trasferiamo al mister, che lui soffre molto di più stando fuori dal campo, è uno molto passionale, vive le partite un po' in maniera troppo particolare, le sente prima di scaricarsi, ci mette poi diverse ore poi dopo il triplice fischio. Mister, sei d'accordo con l'analisi fatta dal tuo leader, dal tuo capitano, e soprattutto c'è qualcuno che tu aggiungeresti e che magari in questa stagione ti aspettavi o per diverse situazioni è venuto meno, perché anche gli infortuni, non lo dimentichiamo, soprattutto uno, un giocatore come Di Napoli si è visto molto
puntavate quest'anno tantissimo, purtroppo un brutto infortunio a inizio stagione l'ha tenuto fuori. Sì, buonasera. No, allora partiamo dal principio, sono un viscerale, cerco di stare calmo, tenere buona la squadra, però poi la vivo in maniera viscerale la partita, quindi sì, ci metto un pochino a scaricarla. Però quello che conta quando vedo che i ragazzi riescono comunque a dare quello per cui lavoriamo durante la settimana, oggi è stata una partita un po' particolare come la volta scorsa. L'hai un po' etichettata come una delle più brutte prestazioni. Sì, sì, per assurdo, specialmente il primo tempo è stato uno delle più brutte partite che abbiamo giocato, anche di partite che abbiamo perso. Eravamo un po' impacciati, secondo me non è il caldo, abbiamo sentito molto la partita. Poi comunque con il Cori è sempre una battaglia aperta, l'anno scorso una vinta una persa, quest'anno anche, con loro sono sempre belle partite tirate fino all'ultimo. Nonostante poi magari alla fine si dilaga nel risultato anche oggi, ma la partita è girata veramente negli ultimi credo 8 minuti. Sono rimasti in partita fino agli ultimi 8-10 minuti, quindi. Dall'altra parte, ripeto, se vogliamo parlare, per me è importante il gruppo. Il gruppo, questa squadra ha avuto un gruppo storico che l'ha sopportata e supportata per tanto tempo. In alcuni frangenti della stagione purtroppo abbiamo fallito come gruppo, me compreso, forse me principalmente, e questo ci ha portato a fare qualche risultato negativo, a qualche brutta prestazione. Se parliamo, a me non piace mai parlare degli assenti, quindi io sono contentissimo dei ragazzi che ho. Secondo me i ragazzi che ho, come diceva il allenatore più bravo di me, sono i migliori di tutti. Sono contento di quelli che hanno trovato spazio nel corso della stagione. Mi dispiace tantissimo per Daniele Di Napoli, perché Di Napoli purtroppo durante la stagione, è vero, per noi è un ragazzo fondamentale a livello di spogliatoio, a livello di campo, perché ci dà cambio passo. Purtroppo per quasi tutta la stagione ha avuto dei problemi, anche oggi ha giocato al 60%. Però ripeto, sono stati bravi anche gli altri, quindi sono contentissimo così, non potevo chiedere di meglio. Il campionato l'ha vinto chi più lo meritava, che è stata la nostra competitor principale, che è lì col Saprilia. Ora aspettiamo i risultati. I valori poi alla fine, guardando la classifica, adesso indipendentemente da come si svolgerà questo finale, quale sarà l'epilogo, i valori visti in campo, vittoria dell'Eagles Aprilia, l'hai sottolineato, sì. Meriti. Un ex aequo al secondo posto con Little Pirata che vi supera soltanto per la differenza reti, una migliore differenza reti, ma poi per il resto i valori espressi in campo dalle altre sono veritieri? Sì, secondo me sì. Ripeto, è stato un bel campionato come lo è stato lo scorso anno. Il girone della Latina è sempre molto complicato e competitivo, però alla fine, alla lunga, i valori emergono. Noi abbiamo tenuto per gran parte della stagione, probabilmente se non ci fossimo un pochino sfasciati all'interno, secondo me sarebbe stato diverso, ma con i sì e con i ma non si va mai in porto, quindi è giusto che abbiano vinto loro. Adesso abbiamo una finale da giocarci con Little Pirata, eppure lì i veri valori usciranno fuori, chi merita vincerà la Coppa, se passa a Little Pirata, perché poi non lo sappiamo, c'è anche la Littoriana che è una gran bella squadra, quindi vincere, anche se c'è stata un po' di confusione, vincere contro il Nettuno non è mai facile. Io davo sinceramente per favorito il Nettuno, perché è una squadra che a me mi ha sempre messo in difficoltà e mi piace molto, e anche per amicizia col presidente, però va bene lo stesso, insomma, chi ci troveremo davanti affronteremo e cercheremo di battere. Capitano, una cosa per il futuro molto importante: quanto ti piacerebbe vedere che qualche giovane si mettesse un po' in evidenza, non solo nella tua squadra, lo sappiamo che da tanti anni ormai circolate quasi soliti ignoti, no? Etichettiamo così, però sarebbe bello poter vedere, o meglio che ci sia un passo e un ricambio generazionale anche in questa categoria. Certo, tanto siamo stati giovani anche noi, le abbiamo giocate da giovani tanti anni fa, quindi è giusto, e sarebbe bello vedere uscire altri giocatori di livello. E da dove si dovrebbe partire? Settori giovanili, chiaramente dovrebbe esserci spazio per ragazzi più giovani, quindi anche sta agli allenatori a ritagliare un po' di spazio per i giovani. Quella poi è un compito che sta alle società, all'allenatore e a noi, aiutare comunque i ragazzi più giovani a crescere, a saper stare in campo, comunque aiutarli a crescere.